presente quando stai facendo un lungo viaggio in macchina con i tuoi amici e a un certo punto si comincia un po' a scambiarsi le playlist? Tra l'altro adesso è parecchio facile, quello che stai ascoltando ultimamente basta metterlo da Spotify, YouTube, quel cazzo che usi te. E sono momenti sempre abbastanza strani, perché tu magari proponi ai tuoi amici un pezzo carico di aspettative della serie, o sentite questi che vi asfaltano le orecchie, eccetera, e poi magari te le butti su e nessuno se li caga, e magari ci parlano sopra e te le dici: ma vesti coglioni che gli propongo sta roba figa e manco se l'ascoltano. Poi succede anche la stessa roba con me quando mi dicono: oh canto, questi sicuro ti piacciono, e 99 volte su 100, no dai, forse anche un po' meno, comunque di solito mi fanno cagare delle serie, mi conoscete bene ragazzi, dai. Comunque, a volte, invece, capita che il pezzo conquista tutti e allora si crea quel momento di silenzio, la macchina sfreccia attraverso la strada e vedi i tuoi amici che in silenzio ascoltano il pezzo e man mano annuiscono con la testa come per dire: bello, sapete quello che cos'è? Quello, ragazzi, vuol dire che è un buon disco punk rock, come quello di cui andremo a parlare oggi, anche perché questa prova, visto che ve la sto raccontando, l'ha passata. Cloudy Skies, Clear Intention dei Tower Crane Tower. Comunque, bella a tutti ragazzi, io sono Kant e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Ho anche oggi puntato del format nel quale vi faccio vedere un'edizione particolare di un disco del quale mi va di parlare. Aspetta che tiro fuori la scatola perché mi sta puntellando sulla schiena e non è una cosa piacevole. Comunque, del disco appunto di cui andremo a parlare oggi abbiamo fatto assieme ai miei amici Mike e Simone H, i bimbi minchia del punk, una puntata nella quale abbiamo fatto reaction a questo disco, a quale tra l'altro io mi pare di aver dato un voto altissimo, tipo 8 e mezzo. La quale puntata sono intervenuti anche i ragazzi della band, sono olandesi, e proprio nel corso di questa live che abbiamo fatto su Twitch, che ti trovo qua in descrizione, hanno fatto il loro primo face reveal, è una roba abbastanza wrestling, comunque è la prima volta che si sono mostrati in pubblico con le loro facce, anche perché tutti provengono da altre band, anche se sinceramente noi non abbiamo capito da quali band provengono. Comunque si sono mostrati al pubblico, hanno fatto una bellissima chiacchierata con noi, vi invito ad andarvela a recuperare. E come ho detto durante quella live, il disco, avendomi conquistato, avendogli dato 8 e mezzo, una roba del genere, e me lo sono poi andato a comprare, e quindi eccoci qua, andiamo a vedere questa edizione che è sicuramente molto molto bella. Anche perché, come già ci avevano abituato dal loro EP precedenti, i Tower Crane Tower è una band che non lascia niente al caso. Allora, pacco arrivato dall'Olanda, tra l'altro il disco loro lo vendono a 15 euro ed è pochissimo, e spedizione inclusa, quindi fa conto che loro la spedizione per spedire in Italia costa 9,3 euro, e praticamente ti stanno regalando il disco. Calcola che produrre un disco del genere ha dei costi mica da poco. Prima di andare a parlare un po' dal punto di vista musicale, vediamo un po' l'edizione, che ogni pacco che arriva prende una lettera scritta a mano dietro il loro adesivo. Tra l'altro a me mi hanno scritto una lettera abbastanza lunga ringraziandomi appunto di aver organizzato la live stream. In più mi hanno voluto regalare la cassetta EP del primo album e un altro disco, e infatti di questo li ringrazio tantissimo. Comunque, già il fatto che ti arriva un disco a casa e c'è una lettera scritta a mano dai membri della band è già qualcosa che ti scalda il cuore. Andando avanti su questa edizione in vinile, potete vedere che attaccata alla copertina c'è questa scatola di cerini brandizzata con il logo della band. Eccola qua, la scatola di cerini che è incollata alla copertina. Dentro ci sono i cerini, tra l'altro fighissimi, neri, e la scritta "Be safe, keep cover closed". Stai attento e tieni la cover chiusa. Molto bello, e quindi questo da tenere sempre con la plastica sopra, anche per non rischiare di perdere appunto la scatola di cerini. Inserto all'interno con un progetto fotografico, anche perché oltre al punto di vista musicale nel loro album c'è sempre associato un progetto artistico, e quindi c'è un progetto di Polaroid sul lato, mentre sull'altro lato ci sono tutti quanti i testi. Sleeve stampata, cosa che ultimamente sta succedendo molto spesso. Stanno andando forti le sleeve stampate, con da una parte 4 polaroid che riprendono i membri della band con i loro credits personali, i loro ringraziamenti,
mentre dall'altra parte un'altra Polaroid, un cartoncino serigrafato dipinto a mano nel quale c'è il numero del vinile che hai in mano, in questo caso la mia copia è la numero 131 di 300 e sotto i credits della band. Mentre questo è il vinile, un clear splatter, aspetta, clear effetto smoke splatter, giallo e blu e anche verde. Ok, è abbastanza difficile dare nome a questo vinile. Comunque direi molto molto bello. Eccomi qua, sono riuscito a ricomporre il tutto senza fare particolari casini. Comunque, Cloudy Skies Clear Intention andrà sicuramente nella mia top 10 dei dischi usciti durante questo 2022, nonostante sia un disco piuttosto breve, composto da solamente 6 pezzi, quindi forse lo possiamo considerare quasi più un EP, anche se la band stessa lo considera un full length. Poi non andiamo a perderci in questi tecnicismi. Comunque, stavo dicendo, sono 6 pezzi, tutti e 6 estremamente validi, core punk melodico che potrà far contenti fat di sonorità come Fat Records, Epitaph, sì derivativo ma con al suo interno parecchi elementi originali. Non succede come in certi dischi del genere fatto da band moderne dove dici questo è il pezzo Strong Out, questo è il pezzo No Use For A Name. Purtroppo il paragone con le band del passato è sempre ingombrante, e Tower Crane Tower, per quanto sia ovvio derivino da queste band mitiche, hanno una grandissima personalità loro che me li sta facendo molto molto apprezzare. Con questo è il loro secondo lavoro, un EP come ho detto prima lo precede, e per il momento direi che non hanno assolutamente scassato un solo pezzo. Vi consiglio quindi di andarvi ad ascoltare sul loro Bandcamp, che anche questo si trovi qua in descrizione. E poi, se dopo che ti sei guardato la puntata che abbiamo fatto, dopo questa recensione, se ti hai ascoltato il disco per i cazzi tuoi, non vuoi spendere 15 carte per comprartelo, vuol dire che sei anche un po' stronzo. E comunque fa abbastanza in fretta perché, come hai visto, sono un'edizione limitata. Ah, tra l'altro, nell'intervista che gli abbiamo fatto hanno detto che probabilmente di qui a non molto tempo verranno a suonare in Italia o si stanno organizzando per venire a suonare in Italia, e questa sarebbe veramente una cosa molto molto bella, anche perché grazie alla live che abbiamo fatto mi hanno detto proprio i ragazzi della band che molti avete comprato il loro disco e in Italia hanno veramente un'ottima fanbase. Ragazzi, il mio disco della settimana è questo, Cloudy Skies Clear Intention, e mi raccomando, provatelo a farlo sentire i vostri amici quando andate in macchina. E se non apprezzano neanche questo, allora i vostri amici sono proprio degli stronzi. E quanto a noi ragazzi, come al solito ci vediamo molto molto presto, e voi mi raccomando ascoltate Tower Crane Tower, dai!